No, volevo chiedere una cosa, ma quindi questa sistemazione diversa delle buche non interferisce con il risultato finale? Nel senso, possono essere più vicini o più larghi? Dunque, il progetto, attenzione, il progetto che io avevo fatto col precedente unitario è diverso. Quindi è diverso. Quindi l'hai sviluppato ulteriormente? No, perché io ho dovuto cancellare anche quello. Perché io non volevo mai essere più in rapporto con quella persona. Quindi è stata anche un'occasione per migliorare, per andare avanti nella ricerca. Migliorare l'ho saputo dopo, perché stiamo parlando del... Giustamente, però, se erano state fatte secondo i tuoi principi ed erano soltanto magari state un po' eseguite, costruite da questo aiutaio, è chiaro che giustamente dopo che teneva ragione, cioè non ne sai fare un altro. Si trattava di magari acquisire quella manualità, quella... Però sai che cosa c'era? Quelle chitarre all'epoca suonavano forte. Poi cominciamo a pensare che siamo nell'87. Nell'87 noi incontrammo John Williams, che veniva a Roma perché stava suonando con gli Intillimani. Lo incontrammo nel sotterraneo della chiesa di Piazza Euclide ai Paglioli, che c'è un grandissimo sotterraneo dove hanno anche una sala di registrazione, e lì stavano registrando con gli Intillimani. Siccome io conoscevo gli Intillimani, allora ho avuto i passi per John Williams, e John Williams ci incontrò e aveva la Smallman. Lui suona la nostra, suona la Smallman, suonavano più o meno allo stesso potenza come cosa, e lui ha detto: ah sì, interessante, però io c'ho questa, che mi frega, cioè è uguale, cioè, poi lui suona con tutto, cioè poi non ci dimentichiamo che lui è australiano. Smallman è australiano. Ci sono tante cose che entrano in gioco. Anzi, mi ricordo che all'epoca io rimasi un po' scioccato di Williams, di cui avevo tutta la discografia, eccetera. E lui si presentò dei nostri miti. Ma lui si presentò proprio veramente come certe volte uno lo vedeva, con la maglietta lunga e la camicia a fiori sopra. E sempre eterno ragazzino. E poi aveva un fodero su cui ha cominciato a saltare dicendo: vedi, ho questo fodero che è bellissimo, ma non è leggero e non si rompe, cioè, ho detto: vale, questo è John Williams. E anche questo, diciamo. E questa è anche, cioè, questa è la storia vera che uno e quindi quella fu una delle cose. Ma poi incontrai addirittura Petrassi all'epoca. Petrassi a casa sua vicino a Piazza del Popolo, per fargli vedere questo strumento, perché tanto lo stavamo facendo, e lui mi guardò e disse: ah sì, bello, bel suono, però somiglia tanto a quello del liuto. E io mi sentii un po' morire, perché in realtà il liuto è nasale, cioè leva la tiorba, leva che c'ha tutte le rimbombanze, eccetera. Ma infatti una delle cose che ci imputavano quelli che ascoltavano quella chitarra, sì che era potente, aveva buone caratteristiche, cioè, ma il suono non era da chitarra. Questo anche Williams sarebbe notato. Ma Williams sinceramente non notò nulla, non gliene poteva fregare di meno. Cioè, proprio detto proprio alla romana, scusate, ma insomma, cioè, era poco interessato alla cosa. Sì, ci aveva incontrato perché comunque c'era la prestazione del suo amico degli Intillimani, ma... della cosa in sé era poco interessato, perché lui poi in ultima si interessava a suonare, cioè tutto il resto, la liuteria, non è che gli interessasse molto. Però ecco, non ci aveva detto assolutamente nulla, cioè è stata una cosa molto breve, ci ha suonato un po', poi ha suonato quell'altra, sì, senti, suona questo, suona quella, fine. Cioè, ma non è che ha detto va male, va bene, fine, cioè proprio chiuso, fine. Diciamo, non, più che altro non interessato. Non interessato, cioè era quello proprio meno interessato di tutti. Noi, prima ho incontrato, che ne so, Vladimir Mikulka, ho incontrato Iepes l'ho incontrato almeno 3-4 volte, Iepes era venuto e ci aveva detto: ah beh sì, ma chi la gestisce quel suono di questa chitarra? Io, sempre ricordiamoci che appaio più giovane, lei dice: lei chi è? Uno che suona, il diplomato, dice: ma lei suona? E faccia sentire. Allora, bellissimo, perché ho preso uno strumento a secco, erano le 10 del mattino, e gli ho suonato la Fantasy di Dalmont. Alla fine, di fronte a Iepes, che stava lì, e lei ha detto: sì, lei suona, e adesso possiamo parlare. E quindi è anche molto divertente, cioè sì, attraverso questa cosa, Iepes aveva questa serie di esperienze, cosa un po' provocatoria. Sì, 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 sì.
era sempre un po' aspro, sì, era sì. Sempre un po' aspro. Però nel primo impatto, cioè sì, no, poi si addolciva, sì. Però come impatto era sempre molto duro. Sì, sì, sì. E tra l'altro è stata una grandissima gratificazione per me come chitarrista, perché insomma dice lei suona chi è, mi faccia sentire di fronte a ieri, sono parte e arriva fino in fondo. Vabbè, e poi ti dice sì, lei suona, vabbè, grazie. Ora, dal 88-89, io con il fatto che ho fatto i brevetti, ho messo una linea, cioè ho detto c'è uno storico, cioè questa cosa è stata fatta nell'89. E poi nell'89, sempre per avere uno storico maggiore, sono riuscito a dare uno dei miei strumenti vuoto a, appunto, al Papa Giovanni Paolo II. Tutto vuoto, devo dire. Vuoto perché era un modello, cioè non funzionante. Ah. Sempre con l'idea doveva finire questo strumento. Certo. Avendo già preso due fregature. Per evitare che qualcuno, diciamo, si non preparato. Lo aprisse. Da fuori è perfetto. Ah, però lucidata, a posto, eccetera. È stata fatta una bellissima cerimonia alla Sala Nervi in Vaticano, in cui è stata donata questa cosa come ospite, e anche quella fotografia ha fatto il giro del mondo. E quindi quella è stata proprio la linea di demarcazione fra la vecchia esperienza e la nuova esperienza. Quindi la chitarra era diversa, stavo da solo e il progetto andava avanti. Non è che nell'89 la cosa andasse perfetta, cioè ha continuato a esserci questa ricerca, eccetera, eccetera, e diciamo che una certa conclusione si è cominciata a vedere appunto intorno all'anno 2000. Pensate, dall'89 al 2000, cioè c'è lentezza nella faccenda. Nell'anno 2000... E hai continuato i tuoi studi, quindi i tuoi approfondimenti? Sì, perché io sono stato sette anni in contatto con l'Enea, con cui avevamo avuto uno scambio, cioè io davo il know-how e loro davano ore di laboratorio, e quindi ci siamo messi a lavorare prima su un progetto per usare il laser, che all'epoca siamo negli anni 90, erano i primi laser, con i primi diciamo, computers che loro avevano, abbastanza avanzati, ma stiamo sempre parlando di computer non come quelli che gestiamo noi adesso, erano delle torri praticamente, e andavo alla Casaccia, che era la città della scienza, ci voleva il passi, li portavano con il pulmino, arrivava la F40, cioè che era il blocco dove c'era il laser, eccetera. E lì praticamente abbiamo fatto prima degli studi su un metodo in cui abbiamo messo a punto questo metodo, cioè la prima richiesta era tu che stai lavorando così a fondo su tutta questa ricerca, perché c'era stato tutto questo scambio, cioè io avevo avuto tutta questa, vi ricordo che avevo fatto già tutto il giro dei musei, le radiografie, poi avevo conosciuto Vinicio Gai, che era insegnante alla Normale di Pisa di tecnologia dei materiali, ma era anche il conservatore degli strumenti musicali del conservatorio Cherubini di Firenze, e aveva salvato il quartetto Stradivari, e lui quando andavi era una specie di antro con le campane di vetro, metteva le cose sotto, eccetera, e io l'avevo contattato perché avevo preso una sua pubblicazione in cui lui aveva usato la TAC, l'allora TAC, che era molto lenta, eccetera, per scannerizzare dei cromorni, per vedere com'era la cameratura dei cromorni in maniera tale, cioè cose divertentissime. E allora io gli avevo telefonato e lui ha detto: ah, ma lei sta facendo quel lavoro, incontriamoci, eccetera. E dopodiché, poi io mi ero iscritto anche al paleografico, dove lui insegnava iconografia musicale e scienza dei materiali, e praticamente, perché ti stavo dicendo questo? Perché, per la faccenda dell'attacco che è andato a fare... E quindi con l'Enea è stato quasi naturale, perché loro stavano cercando di mettere a punto una metodologia che caratterizzasse la possibilità di intervenire sugli strumenti musicali antichi ed eventualmente fare le riparazioni attraverso l'uso del laser. Perché quindi lì è stato un periodo affascinante, perché ho assistito al restauro della Fenice, quella etrusca,
c'è una fenice credo di Urbino, mi sbaglio, cose del genere, però c'è stata tutta la scannerizzazione laser, così sono viste dove c'erano le saldature nel bronzo, come facevano le fusioni e le cose, eccetera, oppure i pannelli degli arazzi del Vaticano, per cui praticamente vedere dove erano stati stramati e riparati, eccetera, perché il luce laser si vedeva, eccetera. E quindi lì sono stati, io poi sono riuscito a dirottare verso quello che volevo io, che era invece un'altra cosa, che adesso vi spiego. Cioè, noi riuscivamo a fotografare il movimento dei piani armonici una volta che essi venivano sollecitati da una macchina. Cioè, quindi la catena di comando era computer, ovviamente, che con un trigger, cioè un pulsante, dava il comando a un peso di Teflon di scendere e faceva una rotazione di un plettro, strumento messo su un aggeggio che lo teneva, e praticamente c'era una macchina fotografica particolare che in luce laser, ecco il laser, perché noi qui in qualsiasi luce noi abbiamo una frequenza, sì. Cioè se parliamo addirittura di luce neon abbiamo 50 Hz di frequenza, cioè vuol dire 50 volte si accende e si spegne, quindi anche i computer hanno una frequenza di refresh, no? Se sì. Si vede i primi computer, nei si monitor, vedeva addirittura sì. Quando, nei monitor quando sì. si vedeva sì, la cosa che veniva rinfrescata. Invece il luce laser è stabile, allora una volta che tu hai un impulso laser di luce che viene diffratto da una serie di prismi, quindi crei un ambiente laser in cui praticamente non c'è pulsazione. Dopodiché tu fai questa sollecitazione, il piano armonico viene sollecitato dalla corda e tu puoi fotografare a distanza di un milionesimo di secondo, fai due fotografie, tu non lo vedi, fa pa e basta, in realtà ne fatte due, poi vengono sovrapposte e si vedono le forme d'onda del movimento del piano armonico. E questo lo puoi fare immediato, a distanza di mezzo secondo, a distanza di un secondo, eccetera. E quello è servito per vedere anche il lavoro del piano armonico nel tempo. Oppure le zone del piano armonico che venivano sollecitate, altre sì, altre no, oppure le zone del piano armonico che vengono più sollecitate e quindi vibrano maggiormente nel tempo a seconda del tipo di corda. Questo anche in base alla frequenza? E certo, perché in base alla corda. Perché se tu hai una corda grave, cioè se noi abbiamo la corda grave mica fa 84 Hz, se non mi sbaglio, è chiaro che stimolerà con un'onda lunga anche di pressione un pezzo di legno in maniera diversa di un mercantino. Lo so, però ogni nota tastata comunque. Aspetta, quello era un lavoro sui piani armonici e lì io mi sono scatenato perché cioè io andavo a casa e facevo i cambiamenti, vedevo, cioè, perché vedevo dove mi vibravano le mie chitarre, cioè naturalmente c'erano chitarre tradizionali e chitarre mie, tradizionali e chitarre mie. E tutto questo doveva portare poi a un eventuale brevetto congiunto. E questo è stato un periodo estremamente affascinante. Certo. È stato affascinante perché ho imparato un sacco di cose, eccetera, eccetera. E credo che sia un privilegio raro, cioè non è da tutti riuscire a fare una cosa. Anche perché quelle sono porte che si aprono e si chiudono in base anche ai periodi politici o economici, perché oggi una cosa del genere non esisteva. Cioè, io all'epoca avevo fatto una convenzione tipo loro davano 300 ore di laboratorio e io davo appunto il mio know-how, 300 ore di laboratorio, con due tecnici, il capo area e tutta la cosa. A posto, poi considerate che ogni scatto di laser, la stampa eccetera, costava quello che adesso sono decine di euro, noi ne avevamo fatte migliaia, capito? Cioè, però quello era una cosa molto interessante, però non si sentiva, cioè praticamente era una cosa bidimensionale, cioè tu vedevi come vibrava il piano armonico, magari vedevi che la mia chitarra dopo 4 secondi vibrava ancora, l'altra chitarra, qualunque essa fosse, dopo 2 secondi e mezzo era ferma, cioè specialmente nelle frequenze più acute e più alte, però non avevi il senso, ripetiamo, questo è un suono, cioè un suono, una percussione, una cosa, cioè è un qualcosa, però se io faccio vedere soltanto una forma d'onda,
non dà l'idea di quello che può essere. Certo. Allora, oppure un movimento di un o magari bisognerebbe paragonarlo con tante altre forme d'onda che poi significano qualcosa, però comunque non hai la percezione uditiva. Allora, dopodiché, allora sono andato su al Galileo Ferraris, l'istituto di acustica, a Torino, con una macchina, altra macchina costruita invece alla Sapienza, all'istituto di aeronautica. Sì, l'istituto di aeronautica, meccanica, aeronautica, una cosa che non mi ricordo la dicitura esatta, e dove è stata costruita questa macchina che non era nient'altro che un qualcosa che teneva la chitarra e provvedeva a stimolare le corde attraverso un motore a lenta rotazione e c'erano dei volantini che potevano, ci sono le foto sul mio sito, dei volantini che permettevano il giusto posizionamento del plettro, che a sua volta era segnato, quindi veniva messo in quella maniera, in forma ortogonale, cioè partiva in condizioni diciamo uguali rispetto ai vari strumenti. Dopodiché si prendevano diverse volte, più volte la corda stimolata, e dopodiché si faceva una mediante, applicandoci anche un programma che determinava l'errore percentuale. E tutto questo veniva fuori un risultato, cioè magari da 10 riprese di suono ne veniva una con in più l'errore percentuale, in maniera tale che non fosse uno, ah beh, quella è andata bene, certo, e basta. E quello era per evitare di metterci le dita io e quell'altro. Certo. Certo, ma ad avere una cosa, mo ci vuole, come dicevi tu prima, oggettiva. Il più possibile oggettiva. E con quello, in base a quel tipo di risultati, appunto sono stato invitato a Alessandria. Mm. Ad Alessandria, dove è stata un po' presentata così, eccetera. Però Alessandria stesso... concorso, c'era già il convegno all'epoca? Convegno. Convegno di Alessandria, perché al primo, una volta al convegno di Alessandria, Filippo Michelangeli, cara persona, mi aveva invitato perché in questo libro qua, noi nell'appendice abbiamo messo tutte le riviste di chitarra che all'epoca erano, e tra cui ancora ce ne sono alcune hanno chiuso, eccetera. Allora lui mi ha chiamato e ha detto: guarda, apprezzo molto questa cosa, ma perché non mi vieni a presentare questo libro? E il primo anno siamo andati. Naturalmente io ho appena fatto tutte quelle prove, eccetera, mi sono portato tutta la cartellina e ho detto: guarda, ho fatto pure questo, dice, allora l'anno prossimo presenti qua questa cosa. E quindi sono riandato su e nel 2001-2002 ho presentato questa cosa.